Oggi in Senato abbiamo parlato di cuore artificiale italiano con i massimi esperti di cardiochirurgia e con il ministro Orazio Schillaci. In Italia, purtroppo, come dicono i numeri, le donazioni di cuore sono in calo. Nel 2020 sono stati fatti 240 trapianti, però i pazienti in lista d'attesa sono più di 600. Dobbiamo investire sulla ricerca per poter salvare una vita in più. Una sfida tutta italiana per avere un cuore artificiale totale per tutti, uomini e donne, perché i cuori artificiali totali attualmente disponibili sono o troppo rumorosi, quindi non garantiscono un'adeguata qualità di vita, o troppo grandi, quindi non impiantabili in tutti i pazienti. Oggi, utilizzando anche donatori a cuore fermo, possiamo incrementare di un 30% il numero di trapianti eseguiti, ma siamo ben sotto al 40% di soddisfazione della lista di attesa, con una mortalità che è intorno al 6-8%, e quindi la necessità di un cuore artificiale totale per lo scompenso biventricolare diventa cogente. Io credo che sia importante sentire le richieste che provengono da ricercatori e da professionisti di altissimo livello come il professor Gerosa, e bisogna incoraggiare ad andare avanti nella ricerca e soprattutto credo trovare fondi per far sì che poi il cuore artificiale italiano possa diventare una realtà per tutti i cittadini italiani. Ci abbiamo messo il cuore e aggiungo l'anima per raggiungere questo grande progetto che è quello di salvare una vita in più. Grazie ancora e buona giornata.